Buongiorno, Centro. quindi se siate collegati è perché state cercando di scoprire qualcosa di più sui corsi che offriamo, i corsi di formazione per istruttori di yoga, 200 ore riconosciuti da Yoga Alliance International. Sono qui con la mia amica, carissima amica e collega Molly Kaufman. Ciao. Molly è un insegnante di yoga di lungo corso e insieme abbiamo creato il progetto Three Treasures Yoga e per alcuni anni abbiamo offerto formazione, abbiamo appunto creato un modello formativo abbastanza unico e offerto formazione in varie parti, principalmente in Italia ma anche all'estero. E così vorrei presentarvela perché oltre a essere una mia carissima amica è anche una bravissima insegnante. Grazie. Molly, ci vuoi dire un po' due cose da dove vieni innanzitutto, perché magari le persone non lo sanno, sarebbe interessante scoprire da dove vieni, non l'ho detto e lascio a te. Allora, sì, sono statunitense, sono americana. Parlo italiano, allora scusatemi perché parlo, però non parlo bene bene, però ci proviamo. Io sono da St. Louis, una piccola città vicino Chicago, e sono nata lì, negli Stati Uniti, però abitavo in Arizona, e anche in Chicago per quasi 13 anni. E in Tucson, in Arizona, a 18 anni ho scoperto lo yoga per la prima volta, però prima di quel momento ho scoperto già le filosofie del taoismo e buddismo. Ho detto bene questi due? Sì, benissimo. E allora quando ho scoperto questa pratica che seguiva anche in qualche modo le stesse filosofie, mi è fatto molto piacere, ho cominciato questa strada dello yoga. E all'inizio era solo un pezzo della mia vita, punto di vista forse possiamo dire, che seguivo per la vita, per avere la felicità, la pace, mentre stavo facendo tutte le cose che si deve fare. E non pensavo mai di insegnare, però all'università, mentre stavo studiando biologia, ho cominciato ad insegnare la danza come ballerina. E poi da lì in poi ho scoperto che è piaciuto molto insegnare, però da lì anche non pensavo mai di insegnare lo yoga. E piano piano sono diventata dottoressa di medicina cinese. E mentre stavo cominciando la pratica dentro il mio studio in Chicago, ho cominciato a dare, forse mi puoi aiutare Massimo, homework dello yoga. Sì, dava dei compiti a casa per le persone, dava degli esercizi di yoga per integrare, okay, esatto, gli effetti dell'agopuntura. Esatto, grazie. E poi avevo questa opportunità di fare un corso formazione mentre stavo facendo quest'altro lavoro. Ho fatto un livello principianti, come diciamo, sì, 200 hour. Primo livello. Sì, quasi adesso 13-14 anni fa. E uno dei miei insegnanti in Chicago mi ha chiesto di coprire un class di yoga. Ho provato e ho scoperto di nuovo quanto mi piace condividere lo yoga in questo modo. Poi, sì, e poi anche se non avevo tanto confidenza per insegnare, perché è stato sempre qualcosa più intimo per me, qualcosa che mi portavo nel cuore come un luce, però non di fare come lavoro. Però
alla fine, quando cominciamo di insegnare lo yoga, scopriamo insieme che questo non è un lavoro, è un condividenza. Una condivisione. Condivisione, una grazie. Condivisione. Della saggezza della vita, del qualcosa bello che così si porta in avanti tutti quanti che fanno un corso di formazione, anche se non volete insegnare. E, comunque ho scoperto in questi anni anche un guru in India, in Kerala, si chiama Saggi, e adesso anche conosce Massimo, questo guru, è stato con lui quest'anno. E poi sto seguendo la vita dello yoga sempre come studentessa e sto insegnando anche da 12-13 anni in modo più formale, e per me i corsi formazione sono le cose più belle perché si può andare più profondamente dentro la vita dello yoga, dentro la filosofia e scoprire un mondo di bellezza. Bello. Scusa, ho parlato un sacco. Ho parlato benissimo. Quindi grazie per questa condivisione. Io e Molly, in un certo senso, parallelamente condividiamo un po' gli stessi amori, si può dire, perché sì. Oltre alla passione per la medicina cinese, abbiamo anche la passione della musica. È incredibilmente Molly da solamente cosa, un paio di anni che cerchi di che suoni la chitarra, un anno e mezzo, e vi posso garantire che suona già benissimo, quindi a noi piace condividere questa passione e portarla dentro lo yoga, quindi usiamo mantra o anche canzoni di altra provenienza, non solo indiana, proprio per favorire la coesione tra i partecipanti al corso, ma anche per divertirci e elevare la nostra vibrazione, la nostra energia. Quindi quell'aspetto è molto bello. Possiamo dire che tutti e due amiamo questo aspetto anche più devozionale dello yoga, posso dirlo? Sì. Okay? Ci piace esplorare quell'aspetto perché ci piace coltivare dentro di noi questo spazio interiore, ok? Che secondo me è forse ancora più importante della pratica delle asana, no? Nello yoga, e con il nostro entusiasmo vogliamo condividere questo con le altre persone. L'ho detto bene? Sì, hai detto bene. Posso aggiungere solo che lo yoga si porta veramente dentro a scoprire chi siamo, però come non è importante vivere dentro di noi stessi, è importante portare quello che scopriamo fuori. Esatto. Perché sì, noi piace e condividere anche questo yoga di devozione con la musica, dove si può esprimere quello che si trova, è una bella cosa veramente. Bene, quindi noi siamo molto fortunati di avere Molly, che parteciperà ad alcune delle lezioni, perché Molly è sempre in giro per il mondo, è sempre difficile raggiungerla a volte. Quindi siamo molto fortunati, e se volete conoscere qualcosa di più, magari scriveteci o chiamateci. Okay. Grazie Molly, grazie mille per il Grazie tuo contributo Massimo, ci vediamo e per presto. l'amicizia. Grazie a tutti. Ciao, ciao. Ciao.